Noi appunto siamo partiti da Vittorio Veneto, bene, dove eravamo rientrati dal Goriziano, dopo il fronte orientale, insomma, bene, e siamo arrivati in marzo sul Senio. Si dice sul Senio, ma non era il Senio, il nostro settore non era il Senio, era l'altro fiume, il Santerno. Ecco, noi abbiamo occupato un settore che era prima occupato da paracadutisti tedeschi, abbiamo dato il cambio a loro. In un primo tempo siamo arrivati a Imola, Imola era la retrovia, la prima retrovia, bene? E poi siamo andati sul nostro settore. Io, che appartenevo a una compagnia di armi d'accompagnamento, mortai, siamo stati non proprio in prima linea, ma a un 100-150 metri dalla prima linea. Abbiamo sparato varie volte, però eravamo sotto tiro della loro artiglieria perché con le cicogne, va bene, col pippo, col famoso pippo, individuavano dove c'era del movimento e quando l'avevano individuato davano gli ordini all'artiglieria e l'artiglieria faceva tabula rasa di quella zona, va bene? Perciò eravamo sempre rintanati nei bunker, salvo la notte, ma anche la notte, e quello fu un fatto che mi colpì molto, che non avevo mai veduto. C'era la famosa luna artificiale, cioè a dire una serie di riflettori, la parte anglo-americana, che innalzavano le loro fasce di luce su in alto, in modo che si veniva illuminati. Eravamo sempre in una zona scoperta, ecco. Io la prima volta che lo vidi, ma è un sistema che avevano già adottato in precedenza su altri fronti e compagnia bella. Noi siamo stati pochissimo lì, potrei dire 6, 7, 8 giorni, non di più, perché poi è avvenuto il movimento delle truppe anglo-americane per l'attacco finale, diciamo. Allora ci hanno spostato a Argenta, da Argenta. Ma eravamo sempre in movimento, no? Da Argenta si temeva uno sbarco. Siamo intervenuti a Porto Garibaldi. Il mio reparto si è appostato a Porto Garibaldi. In prima linea c'era il battaglione NP, sempre della decima. Va bene? Abbiamo sparacchiato un po', non è stato un gran combattimento. E gli NP sì, magari, ma noi eravamo quasi di retroguardia, diciamo. Poi di lì scomparso il pericolo dello sbarco perché furono ricacciati in mare gli inglesi, va bene? Allora ci siamo avventurati verso il Po con l'intenzione di fare una difesa sul Po. Sembrava che fosse stato preparato bunker, trincee e compagnia bella al di qua, al di là del Po, va bene? E siamo arrivati al Po, che non c'era mezzi per poter passare dall'altra parte, ponti distrutti, naturalmente questo sempre sotto mitragliamenti, bombardamenti degli aerei avversari, insomma, va bene. Finalmente siamo riusciti a passare il Po e siamo stati 2 notti, 2 notti sul Po, e di fronte, nel mio settore in particolare, avevamo la divisione Cremona dell'esercito del Sud, che era formata soprattutto da partigiani che erano stati inquadrati nell'esercito regolare, i famosi partigiani di quello che è stato medaglia d'oro di Boldrini, il capo partigiano, no? Che ce ne diceva di tutti i colori e noi naturalmente altrettanto. Abbiamo sparacchiato un po', ma le munizioni avevamo quasi più niente. Di conseguenza i rifornimenti non arrivavano. A un certo momento è stato deciso di ritirarsi oltre l'Adige. Allora, dal Po all'Adige siamo dovuti passare da Adria a Cavarzere. Cavarzere è stata una scena apocalittica, perché c'era un unico ponte che era semidistrutto dai bombardamenti. Però tutte le truppe di quel settore, sia noi italiani sia tedeschi, si incanalavano in questo ponte per passare, per sfuggire alla prigionia, in sostanza, va bene? E Cavarzere è stato proprio un massacro totale di uomini, bestie, eccetera, eccetera. È stata una scena veramente apocalittica. Ecco, siamo passati l'Adige, ci siamo appostati
l'argine opposto, al sud, all'argine nord, abbiamo sparacchiato un po', ma poca roba. Poi di nuovo in marcia, perché? Perché secondo i dettami, gli ordini di Borghese, noi dovevamo riunirsi agli altri reparti che erano nel Veneto e andare a fronteggiare le truppe titine per salvaguardare la Venezia Giulia, eccetera, eccetera. Infatti, so che il comandante del reggimento di fanteria marina, che comprendeva Battaglione Barbarigo, Lupo, ENT e Gruppo Artiglieria Colleoni, va bene? E questo comandante Di Giacomo ha aperto la busta con gli ordini quando eravamo già in prossimità di Padova, e dove c'era appunto l'ordine di riunirsi a Tiene, ma teniamo presente che stavamo muovendosi a piedi, dunque il nostro andare era lentissimo, va bene? Conclusione, dovevamo riunirsi a Tiene e da Tiene partire per Trieste, Gorizia, eccetera, eccetera. Questo l'abbiamo saputo in un secondo tempo, va bene? Lì per lì lo sapevano il comandante Di Giacomo e gli ufficiali dello Stato Maggiore, ma noi no, non sapevamo nulla. Se non che a Padova abbiamo trovato, dovevamo entrare in Padova, attraversare Padova per andare verso Tiene, abbiamo trovato partigiani che avevano occupato il ponte sul Brenta, che era l'unico modo di passare per entrare in Padova. Ci hanno intimato la resa, noi l'abbiamo presa a sorridere, perché quando abbiamo un nostro plotone, chiamato il plotone Arditi, è andato contro, ha sparato un po' di raffiche di mitra, questi eroi sono scappati come lepri, va bene? Dunque era via libera, soltanto che a quel punto lì, avendo ritardato un paio d'ore l'avvicinamento e l'attraversamento di Padova, ha permesso alle truppe corazzate americane, la famosa 88esima divisione che poi è andata a Trieste, di venire da Verona a Padova, e noi di dietro avevamo le truppe neozelandesi, avevamo dell'ottava armata, noi avevamo, perché l'ottava armata aveva il settore adriatico e la quinta armata il settore tirrenico, no? Ecco, siamo rimasti presi fra la colonna corazzata americana e gli australiani, va bene? Loro sono venuti contro, dice, per non fare una strage, perché eravamo circondati, munizioni non avevamo più, va bene? Dice, vediamo la resa con l'onore delle armi. I nostri ufficiali, il nostro comandante e compagnia bella, hanno tergiversato un bel po', poi per evitare appunto la strage, perché sarebbe stato un macello e basta, hanno accettato la resa. Noi ci siamo rifiutati. Abbiamo appellato i nostri comandanti come disertori. Non volevamo arrenderci, ma loro, che avevano più acume e più buon senso di noi, hanno accettato la resa. Noi la resa l'abbiamo data il 29 sera, mezzanotte, e però abbiamo tenuto le armi fino alla mattina, perché appunto era la mattina del 30 o del 29, mi sbaglio, 28 la resa, 29 la mattina. Siamo entrati in Padova e abbiamo consegnato le armi. La folla, credendo che si fosse ancora delle truppe dei liberatori, ci applaudiva, finché poi hanno capito l'equivoco, va bene? Perché da come eravamo, pur essendo laceri, affamati, sporchi, va bene? Eravamo sempre militari. Abbiamo marciato come se si andasse a una parata, né più né meno. E ci hanno messo in una caserma di Padova, la caserma, che non mi ricordo come si chiama ora, va bene? E di lì sono venuti i partigiani, beffeggiandoci, volendosi magari tutti corredati con nastri di mitragliatrice, mi sembravano insomma i guerrieri antichi, va bene? Che gli inglesi li hanno buttati fuori a pedate, perché noi eravamo sotto controllo inglese. Gli inglesi poi ci hanno trasferito due giorni dopo nel campo sportivo di Padova, e di lì siamo partiti per la serie di campi di concentramento che abbiamo fatto. Quando siamo partiti
siccome avevamo un sacco di quattrini in tasca, perché avevamo avuto lo stipendio e non l'avevamo potuto consumare perché eravamo sempre in zona di operazioni, va bene? Allora, non so da chi, un nostro marinaio ha tirato fuori i soldi e li ha buttati in mezzo alla strada. Questa gente che ci insultava, che ci beffeggiava, si è buttata sotto camion per prendere questi soldi. E allora io mi ricordo sempre, ero su un camion inglese che ci doveva portare via, c'era delle finestre sopra, sono affacciate due donne, forse figlia e mamma, non so, qualcosa del genere. E dice, poveri, poveri ragazzi, insomma, poveri ragazzi, guardate che differenza tra quelli là e voi. Cioè dire, loro, per il Dio patrino, si buttavano, non interessava più se eravamo fascisti, militari, quello. Noi, pur essendo in quelle condizioni, eravamo con una fierezza, con un orgoglio che ci aiutava proprio a affrontare queste situazioni. Nel viaggio in treno tra Ancona a Falconara, eravamo sopra Falconara, un campo di transito anche quello, a Fragola, va bene? Diversi sono scappati. Anche nel mio vagone ci siamo divisi in tre gruppi e con un temperino, con un tagliaunghie, abbiamo cercato di fare dei fori nel pavimento del vagone, sul fianco e nel tetto. E ci siamo riusciti. E diversi sono scappati. Quando il treno rallentava, molti appunto si buttavano giù. Ho provato anch'io, ero l'ultimo, siccome ero sergente io, va bene? Allora la mia squadra, prima ho mandato gli altri, poi per ultimo sono sceso io. Quando sono arrivato a metà è scattato l'allarme, gli inglesi se ne sono accorti. Di conseguenza ci hanno fatto uscire, naturalmente ci hanno perquisito, a me mi hanno rubato orologio, penna, che avevo, insomma, gli altri idem, insomma, beh. Poi ci hanno rimesso dentro nei carri, che erano, diciamo, indenni da questo assalto nostro, e ci hanno portato a Fragola e da Fragola a Taranto, altra fuga di altra gente. Che diversi, non molti, una ventina, sono riusciti a scappare in questo passaggio per Taranto, insomma, ecco. A Fragola, Taranto, Taranto, Algeri. Questo è stato il nostro percorso. E in Algeri siamo stati, a 40 km da Algeri, a Capo Matifu, va bene? C'era un campo di concentramento dove c'era molti che avevano, che erano cooperatori. E sicché c'è stata battaglia fra noi e loro. Loro ci chiamavano fascisti e noi, naturalmente, rispondevamo che loro aiutavano gli inglesi a mettere le bombe sugli aerei e venivano a bombardare l'Italia. Mi ricordo sempre l'episodio, un certo Ballerini, che era nel campo confinante con nostro, che era di Campi Bisenzio, a un certo momento un giorno, siccome a Firenze, Campi Bisenzio, si era fatto, non dirò un'amicizia, ma insomma una certa cordialità, che dice, ho saputo che mia moglie, mia mamma sono rimasto ucciso a bombardamento, sei stato tu a ammazzarle, in quanto caricavi le bombe sugli aerei che andavano a colpire l'Italia. Dunque questa volta hanno colpito la tua famiglia. Lo sai cosa vuol dire? Che sei stato te l'assassino dei tuoi. Ecco, un piccolo episodio, insomma, ecco. Lì siamo rimasti fino al febbraio del 46. Febbraio del 46 ci hanno riportato in Italia, a Taranto. Gli inglesi volevano disfarsi di noi, volevano consegnarci al sud, al regno del sud, va bene? Però gli italiani non erano pronti, o non so per quale motivo. Conclusione, siamo stati ancora in campo di concentramento sopra Taranto da febbraio, dal 14 febbraio 46 all'aprile del 46. Stavamo malissimo perché erano tende, quelle tende canadesi, va bene? Piccole, non avevamo nessun modo, insomma, di poter avere una certa comodità. Il vitto era scarsissimo, tanto che la notizia di questo arrivo di questi ragazzi si è sparsa particolarmente nel meridione. E allora molti che venivano, che avevano i figli che erano militari,
credendo di trovarli lì, sono venuti fino al filo spinato che recingeva il campo. Le sentinelle inglesi non permettevano a questa gente di avvicinarsi. Inoltre bevevano, questi inglesi, e un bel giorno una sentinella ha ammazzato il figlio di una donna che si era avvicinata al filo spinato e che l'aveva riconosciuto, va bene. E lì è stata la scintilla che ha fatto nascere questa specie di rivoluzione fra noi. Infatti ci siamo incamminati verso l'uscita, abbiamo preso prigioniero il comandante del campo, un colonnello inglese, loro sono venuti avanti con le camionette e con i carri armati e noi abbiamo detto: se parate un colpo, questo colonnello è il primo a rimetterci la pelle. A quel punto lì hanno aperto i cancelli e ci hanno lasciato andare via. E noi siamo scesi in Taranto. In Taranto tutti ci volevano, perché eravamo prossimi alle elezioni, al referendum monarchia-repubblica. Perfino i comunisti ci accoglievano, va bene? Tutti, insomma, eravamo, diciamo così, un esercito di votanti, che li premeva avere la nostra simpatia per loro, insomma, ecco. Siamo stati a Taranto un paio di giorni, tre giorni, io sono stato ospite di una famiglia che mi hanno accolto veramente con tanto affetto e ci hanno rimpannucciato un po', sia nel mangiare, sia nel rivestire, e poi siamo ripartiti ognuno per la sua destinazione, insomma, ecco. Tutto qui.